Quanti anni ha passato nei campi di concentramento? 20 mesi con i tedeschi nei laghi e 4 mesi con il liberato con gli inglesi. Luigi Bottazzi oggi ha 98 anni, ma la memoria non lo tradisce. Impossibile dimenticare quei 24 mesi trascorsi nei campi di concentramento. Fu deportato il 9 settembre del 1943 e il ricordo della fame ancora oggi lo perseguita. Stamattina ha ricevuto dalle mani del prefetto Maurizio Falco la medaglia d'onore concessa ai cittadini italiani, militari e civili deportati e internati nei lager nazisti. C'era tanta la fame. E ridotti in modo tale che si pensava solo a quello. E pensavo, se fosse a casa mangerei la roba che danno ai maiali dei grandi. Per lei questa medaglia oggi cosa rappresenta? No, questo qua per me rappresenta tutta la mia vita. La sua vita. Bravo. Signor Luigi. 27 gennaio 1945, 27 gennaio 2018, oggi ricorre la giornata della memoria in cui si ricordano le vittime dell'Olocausto. Come da tradizione, nel giardino della memoria di Stradone Farnese è stata celebrata una cerimonia di commemorazione alla presenza delle autorità e degli studenti del liceo Cassinari. Prima della liberazione, i membri della SS cercarono di distruggere documenti, schedari, corrispondenza, fucilarono i deportati del Sonderkommando adibito al crematorio. E il 3 maggio abbandonarono il campo di Gusen, lasciando di guardia un'unità vigili del fuoco di Vienna. Giorgio Cigala, uno dei 5 sopravvissuti dei 32 deportati al campo di Mauthausen, aveva ancora presenti il dramma di quei giorni. La cosa bella che io avrei voluto sottolineare, e vi ringrazio per avermi dato questa opportunità, è questo rebound tra gli anziani, quelli che ancora ce l'hanno fatta a resistere, e i giovani che devono aprire fino in fondo la loro testa e la loro memoria. In queste occasioni non esiste un politicamente corretto, ma un umanamente indelebile. Le medaglie d'onore sono andate anche alla memoria di Giulio Montali, deportato l'8 settembre del 1943, ha ritirato il figlio Sergio. Ha perso la gioventù per 7 anni di guerra, e di cui circa 2-2,5 nei lager nazisti, quindi è stata una situazione che ha segnato la sua vita. Medaglia d'onore anche in memoria di Benigno Remili, deportato l'8 settembre del 43, ha ritirato il figlio Roberto. Solo fame, tanta fame, che hanno patito tanta fame e basta, però di preciso di quella vitaccia che facevano nei campi non raccontava mai niente. Emozionato? Sì, perché so che se ci fosse lui è morto 8 anni fa.